Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video ti spiego tutti i principi attivi con i quali vengono creati i farmaci. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo del principio attivo Ramipril più Amlodipina. A cosa serve? Indicazioni. Posologia. Medicinali che contengono il principio attivo Ramipril più Amlodipina. Controindicazioni. Avvertenze. Interazioni. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Gravidanza e allattamento. A cosa serve? Ramipril più Amlodipina appartiene alla categoria degli antipertensivi e nello specifico ACE inibitori e calcioantagonisti. Indicazioni. Ramipril più Amlodipina è indicato per il trattamento dell'ipertensione come terapia sostitutiva nei pazienti con pressione arteriosa adeguatamente controllata con Amlodipina e Ramipril somministrati contemporaneamente alla stessa dose, ma come compresse distinte. Posologia. Adulti. La dose raccomandata è di una capsula al giorno. La dose di ogni componente deve essere individualizzata in accordo con il profilo del paziente ed il controllo della pressione arteriosa. La massima dose giornaliera è di una capsula da 10 mg più 10 mg. Qualora si rendesse necessario un aggiustamento del dosaggio, il regime terapeutico deve essere inizialmente individualizzato, determinando il dosaggio adeguato al paziente dei singoli componenti, amlodipina e ramipril, e, una volta stabilizzato, può essere modificato passando a ramipril e amlodipina. Ramipril e amlodipina non deve essere usato come trattamento iniziale dell'ipertensione. Dal momento che l'assunzione di cibo non interferisce sull'assorbimento di amlodipina e ramipril, ramipril e amlodipina può essere assunto indipendentemente dai pasti. Popolazioni speciali. Pazienti in trattamento con un diuretico. Nei pazienti trattati contemporaneamente con un diuretico è raccomandata cautela, in quanto questi pazienti possono presentare depletione di volume plasmatico e barra o di sali. Si devono monitorare la funzione renale e il potassio sierico. Insufficienza renale. Per individuare la dose ottimale iniziale e di mantenimento nei pazienti con insufficienza renale, questi pazienti devono essere studiati in modo individuale utilizzando dosi scalari dei singoli componenti amlodipina e ramipril. Il grado di compromissione renale non è correlato a variazioni delle concentrazioni plasmatiche di amlodipina, quindi può essere usato il dosaggio normale. L'amlodipina non è dializzabile. L'amlodipina deve essere somministrata con particolare cautela ai pazienti sottoposti a dialisi. Ramipril è scarsamente dializzabile. Il medicinale deve essere somministrato poche ore dopo l'effettuazione della dialisi. La dose giornaliera di ramipril in pazienti con insufficienza renale deve essere basata sulla clearance della creatinina. Creatinina è 60 ml barra min, non è necessario aggiustare la dose iniziale. La dose massima giornaliera è di 10 mg. Se la clearance della creatinina è 60 ml barra min e nei pazienti ipertesi emodializzati, ramipril e amlodipina è indicato solo in quei pazienti nei quali la dose ottimale di mantenimento di ramipril raggiunta è di 2,5 mg o 5 mg. Durante la terapia con ramipril e amlodipina devono essere monitorati la funzionalità renale e livelli sierici di potassio. In caso di deterioramento della funzionalità renale, l'uso di ramipril e amlodipina deve essere sospeso e sostituito da dosi singole con un componente singolo, adeguatamente aggiustate. Insufficienza epatica. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici per pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Pertanto la scelta del dosaggio deve essere effettuata con cautela e si deve partire dal dosaggio più basso, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. La farmacocinetica di amlodipina non è stata studiata nell'insufficienza epatica grave. Nei pazienti con insufficienza epatica grave, il trattamento con amlodipina deve essere iniziato con il dosaggio più basso, seguito da un graduale aggiustamento del dosaggio. Nei pazienti con insufficienza epatica il trattamento con ramipril deve essere iniziato solo sotto stretto controllo medico e la dose massima giornaliera è di 2,5 mg di ramipril. Ramipril e amlodipina è indicato solo per quei pazienti nei quali la dose ottimale di mantenimento di ramipril raggiunta è di 2,5 mg. Pazienti anziani. Amlodipina usata a dosaggi analoghi in pazienti anziani e giovani è ugualmente ben tollerata. Nei pazienti anziani si raccomandano i dosaggi normalmente utilizzati, ma l'aumento di dosaggio va considerato con cautela. Le dosi iniziali di ramipril devono essere le più basse e la successiva titolazione deve essere molto graduale a causa della maggiore probabilità di effetti indesiderati.
la somministrazione di Ramipril e Amlodipina non è raccomandata in pazienti molto anziani e debilitati. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ramipril e Amlodipina nei bambini non sono state ancora stabilite. Al momento i dati disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1, 5, 2 e 5, 3, ma non possono essere fatte raccomandazioni sulla posologia. Medicinali che contengono il principio attivo Ramipril più Amlodipina: Alanut, Duotens, Parvati, Prefsafix, Ramantal, Ramipril barra Amlodipina barra Idroclorotiazide DOC, Ramipril e Amlodipina DOC generici, Ramipril e Amlodipina EG, Ramipril e Amlodipina Corca, Ramipril e Amlodipina Teva, Ramipril e Amlodipina Zentiva, Ramloid, Sanbetan, Sarasvati, Trianlo, Trinocard. Controindicazioni: Amlodipina, ipotensione grave, shock, incluso shock cardiogeno, ostruzione del flusso ventricolare sinistro, esempio stenosi aortica di grado elevato, insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto acuto del miocardio. Ramipril, riscontro anamnestico di angioedema, ereditario, idiopatico o pregresso angioedema da ACE inibitori o antagonisti del recettore dell'angiotensina II. Trattamenti extracorporei che portano il sangue a contatto con superfici caricate negativamente. Stenosi bilaterale significativa dell'arteria renale o stenosi unilaterale in pazienti con rene unico funzionante. Secondo e terzo trimestre di gravidanza. Avvertenze. Amlodipina. La sicurezza e l'efficacia di amlodipina durante crisi ipertensive non sono state valutate. Popolazioni speciali. Pazienti con insufficienza cardiaca. I pazienti con insufficienza cardiaca devono essere trattati con cautela. In uno studio clinico a lungo termine, controllato con placebo, in pazienti con insufficienza cardiaca grave, classe IIIA Vinia, amlodipina è stata associata ad un maggior numero di casi di edema polmonare rispetto al placebo, vedere paragrafo 5, 1. I bloccanti dei canali del calcio, incluso amlodipina, devono essere usati con cautela nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, poiché possono far aumentare il rischio di futuri eventi cardiovascolari e di mortalità. Pazienti con insufficienza epatica. L'emivita plasmatica di amlodipina è prolungata e i valori dell'AUC, area sottesa alla curva, sono maggiori in pazienti con funzionalità epatica compromessa. Per questi pazienti non sono stati stabiliti specifici dosaggi. Amlodipina dovrebbe quindi essere inizialmente assunta al dosaggio più basso ed usata con cautela sia all'inizio del trattamento che all'aumentare del dosaggio. Nei pazienti con insufficienza epatica grave può essere richiesto un graduale aggiustamento del dosaggio e un attento monitoraggio. Pazienti anziani. Nei pazienti anziani l'aumento del dosaggio deve essere considerato con cautela. Pazienti con insufficienza renale. Amlodipina può essere usata a dosaggi normali in tali pazienti. Il grado di compromissione renale non è correlato a variazioni delle concentrazioni plasmatiche di amlodipina. Amlodipina non è dializzabile. Ramipril, duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAAS. Esiste l'evidenza che l'uso concomitante di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina II o all'ischirena aumenta il rischio di ipotensione, iperpotassemia e riduzione della funzionalità renale, inclusa l'insufficienza renale acuta. Il duplice blocco del RAAS attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina II o all'ischirena non è pertanto raccomandato. Se la terapia del duplice blocco è considerata assolutamente necessaria, ciò deve avvenire solo sotto la supervisione di uno specialista e con uno stretto e frequente monitoraggio della funzionalità renale, degli elettroliti e della pressione sanguigna. Gli ACE inibitori e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II non devono essere usati contemporaneamente in pazienti con nefropatia diabetica. Popolazioni speciali. Gravidanza. La terapia con ACE inibitori come Ramipril non deve essere iniziata durante la gravidanza. Per le pazienti che stanno pianificando una gravidanza si deve ricorrere a trattamenti antiipertensivi alternativi, con comprovato profilo di sicurezza per l'uso in gravidanza, a meno che non sia considerato essenziale il proseguimento della terapia con un ACE inibitore. Quando viene diagnosticata una gravidanza, il trattamento con ACE inibitori deve essere interrotto immediatamente e, se appropriato, deve essere iniziata una terapia alternativa. Pazienti particolarmente a rischio di ipotensione. Pazienti con iperattivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone. I pazienti con iperattivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone possono incorrere in un notevole calo acuto della pressione arteriosa e nel deterioramento della funzione renale dovuto all'ACE inibizione, specialmente quando l'ACE inibitore o un diuretico in associazione sono somministrati per la prima volta o al primo incremento della dose. Deve essere prevista un'attivazione rilevante del sistema renina-angiotensina-aldosterone ed è necessaria una supervisione medica che includa il monitoraggio della pressione, per esempio in pazienti con ipertensione grave.
pazienti con insufficienza cardiaca con gestizia scompensata, pazienti con ostacolo emodinamicamente rilevante all'afflusso o al deflusso ventricolare sinistro, ad esempio stenosi valvolare aortica o mitralica, pazienti con stenosi unilaterale dell'arteria renale con secondo rene funzionante, pazienti in cui vi è o si può sviluppare depressione di fluidi o di sali, inclusi i pazienti in trattamento con i diuretici, pazienti con cirrosi epatica e barra o ascite, durante interventi chirurgici importanti o durante anestesie con farmaci che causano ipotensione. In genere si raccomanda di correggere la disidratazione, l'ipovolemia o la depressione di sali prima di iniziare il trattamento, tuttavia nei pazienti con insufficienza cardiaca tale azione correttiva deve essere attentamente valutata contro il rischio di un sovraccarico. Insufficienza cardiaca transitoria o persistente post-infarto miocardico. Pazienti a rischio di ischemia cardiaca o cerebrale in caso di ipotensione acuta. La fase iniziale del trattamento richiede un attento controllo medico. Pazienti anziani. Chirurgia. Se possibile, si raccomanda di interrompere il trattamento con inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina come Ramipril un giorno prima dell'intervento chirurgico. Monitoraggio della funzione renale. La funzione renale deve essere valutata prima e durante il trattamento e la dose deve essere aggiustata in particolare nelle prime settimane di trattamento. In pazienti con insufficienza renale è richiesto un monitoraggio particolarmente attento, vedere paragrafo 4.2. C'è il rischio di un danneggiamento della funzione renale, in particolare in pazienti con insufficienza cardiaca con gestizia o dopo trapianto di rene. Angioedema. Sono stati segnalati casi di angioedema in pazienti in trattamento con ACE inibitori incluso il Ramipril. In caso di angioedema, Ramipril deve essere interrotto. Deve essere prontamente istituito un trattamento di emergenza. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per almeno 12-24 ore e dimessi solo dopo la completa risoluzione della sintomatologia. Nei pazienti in terapia con ACE inibitori, incluso Ramipril, è stato riportato angioedema intestinale. Questi pazienti hanno presentato dolore addominale, con o senza nausea o vomito. Reazioni anafilattiche durante terapie desensibilizzanti. La probabilità e la gravità di reazioni anafilattiche o anafilattoidi in seguito a contatto con veleno di insetti o altri allergeni sono aumentate durante terapia con ACE inibitori. Prima della desensibilizzazione deve essere presa in considerazione una temporanea sospensione di Ramipril. Ipercaliemia. Ipercaliemia è stata osservata in alcuni pazienti trattati con ACE inibitori incluso Ramipril. I pazienti a rischio di ipercaliemia includono i soggetti con insufficienza renale, età 70 anni, con diabete mellito non controllato o quelli che utilizzano sali di potassio, diuretici risparmiatori di potassio o altri principi attivi che fanno aumentare il livello plasmatico del potassio o condizioni come disidratazione, scompenso cardiaco acuto, acidosi metabolica. Se l'uso concomitante di una delle sopracitate sostanze è ritenuto necessario, è raccomandato un regolare monitoraggio del potassio sierico. Neutropenie barra granulocitosi. Sono state osservate raramente neutropenie barra granulocitosi, così come trombocitopenia e anemia, ed è stata inoltre riportata depressione del midollo osseo. Si raccomanda di monitorare il numero dei globuli bianchi per permettere l'individuazione di una possibile leucopenia. Interazioni. Effetti di altri medicinali su amlodipina. Inibitori del CYP3A4. L'uso concomitante di amlodipina con inibitori del CYP3A4 potenti o moderati, inibitori della proteasi, antifungini azolici, macrolidi quali erritromicina o claritromicina, verapamilo diltiazem, può causare un aumento significativo dell'esposizione all'amlodipina con un aumentato rischio di ipotensione. Il significato clinico di queste variazioni farmacocinetiche può essere più pronunciato negli anziani. Pertanto possono essere richiesti un monitoraggio clinico e un aggiustamento del dosaggio. Induttori del CYP3A4. Non ci sono dati disponibili relativamente all'effetto degli induttori CYP3A4 sull'amlodipina. L'uso concomitante degli induttori del CYP3A4, ad esempio rifampicina, ipericum perforatum, può diminuire le concentrazioni plasmatiche di amlodipina. Amlodipina deve essere usata con cautela nei casi di somministrazione concomitante di induttori del CYP3A4. Pompelmo e succo di pompelmo. La somministrazione di amlodipina con pompelmo o succo di pompelmo non è raccomandata, poiché in alcuni pazienti la biodisponibilità di amlodipina potrebbe aumentare e potenziare conseguentemente l'effetto antipertensivo di amlodipina. Dantrolene, infusione. A causa del rischio di ipercaliemia, si raccomanda di evitare la somministrazione concomitante di bloccanti dei canali del calcio come amlodipina in pazienti soggetti all'ipertermia maligna e nel trattamento dell'ipertermia maligna. Effetti di amlodipina su altri medicinali con proprietà antipertensive.
Gli effetti di amlodipina sulla diminuzione della pressione arteriosa si sommano agli effetti della diminuzione della pressione esercitata da altri agenti antiipertensivi. Atorvastatina, digossina, varfarino, ciclosporine. In studi clinici di interazione, l'amlodipina non ha alterato la farmacocinetica di atorvastatina, digossina, varfarina o ciclosporina. Simvastatina. La somministrazione concomitante di dosi multiple di amlodipina 10 mg con 80 mg di simvastatina porta ad un aumento pari al 77% dell'esposizione alla simvastatina rispetto alla simvastatina da sola. La dose di simvastatina nei pazienti in terapia con amlodipina va limitata a 20 mg al giorno. Ramipril. Associazioni controindicate. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renin-angiotensina-aldosterone, RARAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti dell'angiotensina II o all'ischirene, è associato ad una maggiore frequenza di eventi avversi quali ipotensione, ipercaliemia e riduzione della funzionalità renale, inclusa insufficienza renale acuta, rispetto all'uso di un singolo agente con azione sul RARAS. Trattamenti extracorporei che portano a contatto il sangue con superfici a carica negativa quali dialisi o demofiltrazione con membrane ad alto flusso, ad esempio membrane poliacrilonitriliche, oppure aferesi delle lipoproteine a bassa densità per mezzo di destrano solfato, sono controindicati a causa dell'aumento del rischio di gravi reazioni anafilattoidi. Se è richiesto questo tipo di trattamento, deve essere considerato l'uso di membrane per dialisi differenti o una classe di antipertensivi differente. Precauzioni per l'uso: sali di potassio, eparina, diuretici risparmiatori di potassio e altri principi attivi che aumentano i livelli del potassio nel sangue, inclusi gli antagonisti dell'angiotensina II, trimetoprima in combinazione a dose fissa con sulfamitoxazolo, cotrimoxazolo, tacrolimus, ciclosporina. Può verificarsi ipercaliemia, quindi è richiesto un monitoraggio attento dei livelli sierici del potassio. Farmaci antipertensivi, ad esempio diuretici, ed altri farmaci a potenziale effetto antipertensivo, ad esempio nitrati, antidepressivi triciclici, anestetici, assunzione di alcol, baclofene, alfuzosina, doxazosina, prazosina, tamsulosina, terazosina. Si deve prevedere un possibile potenziamento del rischio di ipotensione. Vasopressori simpaticomimetici ed altre sostanze, ad esempio isoproterenolo, dobutamide, dopamide, adrenalina, che possono ridurre l'effetto antipertensivo di ramipril. Si raccomanda il monitoraggio della pressione arteriosa. Allopurinolo, immunosoppressori, corticosteroidi, procainamide, citostatici e altri farmaci che possono alterare il quadro ematico. Aumentato rischio di reazioni ematologiche. Sali di litio. L'escrezione di litio può essere ridotta dagli ACE inibitori e quindi la tossicità del litio può essere aumentata. I livelli sierici di litio devono essere controllati. Antidiabetici inclusa insulina. Si raccomanda uno stretto controllo della glicemia. Farmaci antinfiammatori non steroidei ed acido acetilsalicilico. Deve essere prevista una possibile riduzione dell'effetto antipertensivo di ramipril. Inoltre, una terapia concomitante con ACE inibitori e FANS può portare ad un aumentato rischio di peggioramento della funzionalità renale e ad un aumento della caliemia. Vildagliptin. Nei pazienti che assumono inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina e vildagliptin è stata osservata una maggiore incidenza di angioedema. La maggior parte dei casi si è rivelata di gravità moderata e si è risolta durante il trattamento con vildagliptin. Trimetoprim in monoterapia ed in combinazione a dose fissa con sulfamitoxazolo, cotrimoxazolo. Un aumento dell'incidenza di ipercaliemia è stato osservato nei pazienti che assumono ACE inibitori e trimetoprim in monoterapia ed in combinazione a dose fissa con sulfamitoxazolo, cotrimoxazolo. Inibitori mTOR. Un aumento del rischio di angioedema è possibile nei pazienti che assumono farmaci concomitanti come gli inibitori mTOR, ad esempio temsirolimus, everolimus, sirolimus. Prestare attenzione quando si inizia la terapia. Effetti indesiderati. Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Smetta di prendere ramipril e amlodipina e si rivolga immediatamente al medico se nota la comparsa di uno dei seguenti effetti indesiderati gravi. Potrebbe avere bisogno di un trattamento medico urgente. Gonfiore della faccia, delle labbra o della gola che rendono difficile deglutire o respirare, così come prurito ed eruzioni cutanee. Questo potrebbe essere un segno di una grave reazione allergica a ramipril e amlodipina. Gravi reazioni cutanee tra cui eruzioni cutanee, ulcere nella bocca, peggioramento di una malattia della pelle preesistente, arrossamenti, vesciche o distacco della pelle, prurito, vesciche, desquamazione e gonfiore della pelle, infiammazione delle mucose, come sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica o eritema multiforme. Informi il suo medico immediatamente se lei manifesta.
accelerazione del battito cardiaco irregolare o rinforzato, palpitazioni, dolore al petto, sensazione di oppressione toracica o problemi più gravi che includono attacco cardiaco e ictus. Respiro corto, tosse, dispnea improvvisa, dolore al petto o difficoltà a respirare. Questi possono essere segni di problemi polmonari. Formazione più facile di lividi, sanguinamento che si prolunga oltre il normale, qualsiasi segno di sanguinamento, ad esempio sanguinamento delle gengive, macchie viola, macchie sulla pelle o maggiore facilità di insorgenza di infezioni, irritazioni della gola e febbre, sensazione di stanchezza, debolezza, capogiri o colorito pallido. Questi possono essere segni di problemi circolatori del midollo osseo. Dolore gastrico grave che può estendersi fino alla schiena. Questo può essere un segno di pancreatite, infiammazione del pancreas. Febbre, brividi, stanchezza, perdita dell'appetito, dolore allo stomaco, sensazione di malessere, ingiallimento della pelle o degli occhi, ittero. Questi possono essere segni di problemi al fegato come l'epatite, infiammazione del fegato o un danno al fegato. Gonfiore delle palpebre o della lingua. Reazioni allergiche. Sovradosaggio. Amlodipina. L'esperienza nei casi di sovradosaggio intenzionale nell'uomo è limitata. Sintomi. I dati disponibili suggeriscono che a seguito di sovradosaggio si possono manifestare una forte vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistemica fino ad includere casi di shock ad esito fatale. Trattamento. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio da amlodipina richiede un attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di gluconato di calcio può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legata alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Ramipril. I sintomi associati al sovradosaggio di ACE inibitori possono includere vasodilatazione periferica eccessiva, con marcata ipotensione, shock, bradicardia, alterazione degli elettroliti, scompenso renale. I pazienti devono essere attentamente monitorati e il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Le principali misure suggerite includono detossificazione, lavaggio gastrico, somministrazione di assorbenti e misure per ripristinare la stabilità emodinamica, inclusa la somministrazione di agonisti alfa-1 adrenergici o angiotensina IV, angiotensinamide. Ramiprilato, il metabolita attivo di ramipril è scarsamente rimosso dalla circolazione generale con l'emodialisi. Gravidanza e allattamento. Amlodipina. Gravidanza. La sicurezza di amlodipina durante la gravidanza non è stata stabilita. L'uso in gravidanza è raccomandato solo se non esiste un'alternativa più sicura e quando il disturbo comporta rischi importanti per la madre e per il feto. Allattamento. L'amlodipina viene escreta nel latte materno. La percentuale della dose materna ricevuta dal neonato è stata stimata con un intervallo interquartile del 3-7%, con un massimo del 15%. L'effetto dell'amlodipina sui neonati non è noto. La decisione di continuare barra interrompere l'allattamento al seno o continuare barra interrompere la terapia con amlodipina deve essere considerata tenendo presente i benefici dell'allattamento per il neonato e i benefici della terapia con amlodipina per la madre. Fertilità. In pazienti trattati con bloccanti dei canali del calcio sono state riportate modificazioni biochimiche reversibili alla testa degli spermatozoi, non sono disponibili dati clinici sufficienti sul potenziale effetto di amlodipina sulla fertilità. In uno studio sui ratti, sono stati riportati effetti indesiderati sulla fertilità maschile. Ramipril. Gravidanza. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza ed è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza. L'evidenza epidemiologica sul rischio di teratogenicità a seguito dell'esposizione ad ACE inibitori durante il primo trimestre di gravidanza non ha dato risultati conclusivi. Tuttavia non può essere escluso un piccolo aumento del rischio. Per le pazienti che stanno pianificando una gravidanza si deve ricorrere a trattamenti antipertensivi alternativi, con comprovato profilo di sicurezza per l'uso in gravidanza, a meno che non sia considerato essenziale il proseguimento della terapia con un ACE inibitore.
Quando viene diagnosticata una gravidanza, il trattamento con ACE inibitori deve essere immediatamente interrotto e, se appropriato, si deve iniziare una terapia alternativa. È noto che nella donna l'esposizione ad ACE inibitori durante il secondo ed il terzo trimestre induce tossicità fetale, ridotta funzionalità renale, oligoidramnios, ritardo nell'ossificazione del cranio, e tossicità neonatale, insufficienza renale, ipotensione, ipercaliemia. Se dovesse verificarsi un'esposizione ad un ACE inibitore dal secondo trimestre di gravidanza, si raccomanda un controllo ecografico della funzionalità renale e del cranio. I neonati le cui madri abbiano assunto ACE inibitori devono essere attentamente osservati per quanto riguarda l'ipotensione. Fonte, scheda principio attivo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo principio attivo esaminato.